arrivederci, Poldo. Ragazzi, la volta scorsa eravate entrati dentro l'alveare. Avete perso Brigido. È stato molto intenso. E soprattutto Ivy ha visto il corpo di suo fratello all'interno di uno di questi loculi, di questi alveari. Questi alveari, tutti quanti, quello che avete visto e che avete capito, ogni corpo presente all'interno, al momento l'unico che vedete che è illuminato è quello del fratello di Ivy, ovvero di Davon, hanno queste specie di tubi che escono e si collegano nella parte inferiore dove all'esterno, sono coperti, c'è come una specie di vetro, all'esterno c'è questa specie di contenitore che è una sfera delle grandezze all'incirca di 4 cm, un diametro di 4 cm, che è il contenitore dell'anima. Queste sfere possono essere di volta in volta, si può scaricare, come se fosse un software, dal corpo l'anima delle persone e viene introdotta all'interno di queste piccole sfere. In tutti gli altri corpi vedete che ci sono queste sfere, sono illuminate in tutti gli altri loculi. Quella di Devon invece non c'è e l'avevate vista la volta precedente nelle mani di Emmanuel Viatin, il presidente e fondatore della Viat Inc. Come vi avevo spiegato l'altra volta, queste sfere servono proprio a contenere l'anima, quindi finché questa sfera è caricata dell'anima non si può riscaricare. Nel momento in cui questa sfera viene distrutta, si può mettere un'altra Soul Globe all'interno dell'alveare, al fondo di questo cubicolo dell'alveare, e si riscarica l'anima. Mentre Ivy stava guardando, e assieme a lui c'era, se non erro, TB, o non mi ricordo chi fosse con lui, sì. TB se non sbaglio, Andrew Farrell, questo enorme genetista, fa la sua comparsa nel centro dell'alveare, all'interno di quello che è il cuore dell'alveare. Al suo fianco ci sono queste due figure animalesche, sono esseri umani con questi impianti cibernetici molto vistosi. Uno ha sulle spalle queste enormi, che sono quasi due corna, come due, letteralmente due zanne che escono, e dal viso gli cade quello che sembra quasi una specie di proboscide di metallo. L'altro invece è molto più grasso, è più staziato, ha quasi questo aspetto cinghialesco, con questo muso all'infuori, con questo naso da porco fatto in metallo, con queste zanne che gli escono. Tutti quanti hanno queste capsule di questo liquido verde, l'avevate già visto all'interno quando avete sconfitto Girafu e il suo compagno durante la prima sessione. E sopra invece ad AV, Cassandra e TB, questa donna molto bella di colore, dalle fattezze quasi feline, sembra quasi una pantera, con questi enormi artigli, si erge sopra di loro e gli stava attaccando. Zo è questa specie di uomo elefante, Inoshishi è questa specie di uomo cinghiale e Hio è questa specie di uomo pantera. E Andrew Farrell è lì che sta inneggiando, e vi ricordo che inneggiava anche al genio selvaggio del Dottor Stewart. Fatemi tutti quanti adesso iniziativa. Dada Isaac. Allora... io sono con la pistola portata di tiro della pantera, della faccia della pantera? Sì, sì, sei all'incirca una ventina di metri, ma lo riesci a prendere senza problemi. Perfetto, allora visto che loro sono nei problemi, chiaramente io provo a colpirla al viso, agli occhi, cioè voglio provare ad accecarla. Tu vai per sparare? Tu vai per sparare? Spari? Voi vedete anche voi, sentite lo sparo, vi girate, vedete la testa della Dio che si gira immediatamente, va a sbattere contro il bordo di uno dei loculi, di uno degli alveari, si rigira, vedete che ha il proiettile bloccato con i denti. La Madonna. Lo ingoia, cazzo, Naruto. E inizia a fare quasi le fusa, guardandoti in faccia. Faccio una bella smitragliata addosso alla stronza. Vai. Cyber stronza, scusate. E nell'esatto momento in cui spari, Farad, lei con un salto felino, e Ivy, tu lo vedi, ha come dei piccoli propulsori sotto i polpacci che si alzano esattamente come i tuoi, si butta a volo d'angelo e ruotando
va intorno al tuo proiettile e ti arriva addosso. E col primo colpo cerca di colpirti, Farad. Vedi che lei ti guarda e ti sorride. È Andrew Farrell che ti fissa, Farad. Ti sta fissando, saltando come un pazzo, tenendosi sul poggiamani. E i due che si buttano giù da 6 metri, letteralmente crollando al suolo, e iniziano piano a caricarvi. Uno, quello che sembra un elefante nella direzione di Ivy, TB e Cassandra, l'altro invece nella vostra direzione. Però agiscono nel prossimo turno. Jeff, sta a te. Ok, allora prendo la bomba fumogena, la lascio cadere ai miei piedi e nel mentre mando un messaggio col device a Farad dicendogli: Farad, seguimi, fidati di me. Sta Cassandra, ragazzi, Cassandra è con voi, usatela voi, cosa volete che faccia? Roby, direi di che Cassandra spara alla gamba scoperta, così, visto che sta correndo come un idiota con un macete, magari cade, e visto che non si corre con le forbici in mano... Diglielo, TB. Giusto perché così arresta l'avanzata, magari inciampa e cade, e comunque se un proiettile ad alto potenziale ti attraversa una gamba, il tuo incedere si rallenta di sicuro, se non cadi, visto che siamo in un mondo fantasy cyber simili. Gli spara sulla gamba, effettivamente sulla gamba di carne, e di che il proiettile esce, vedi un piccolo rigolino di sangue che esce, questo enorme creatura con un grugnito fa uscire, fa cadere il proiettile mentre cade. Capisci che la sua massa muscolare è incredibile e vi corre addosso. TB, sta a te. Vediamo quanti ne può mangiare. L'oculo mira alla sua gamba di nuovo e fuoco ad alto potenziale di pura Gatling. Tu vai con la Gatling, gli spari con estrema violenza. Questa creatura enorme che sta arrivando verso di voi con sta bava alla bocca, vedi che si dà un colpo incredibile sulla spalla destra. Immediatamente vedi questo cerchio di capsule che inizia a ruotare incredibilmente veloce, inizia a sbavare, le sue vene si ingrandiscono sempre di più con un salto incredibile, ha un'agilità mentre parte la Gatling di Loculo, vi cade davanti, senti il suo fiato che puzza di morte, il suo odore che è un misto tra odore di olio, grasso e sudore. Ivy, ce l'hai davanti, ed è il tuo turno. Che cosa fai? Ho già la bomba fumogena in mano, l'ho già tirata. Appena lui ci è caduto addosso, l'ho già tirata. Uso tutto il mio turno per estrarre la pistola. Non serve, non serve che la estrai. Perché tanto non mi muovo? Sì. Gliela infilo in bocca. Glielo ficchi in bocca fortissimo, cioè vedi due denti che partono? E vedi che lui sbavando ti sta fissando negli occhi. Sì, fissa, voglio vederti morire. Questo Roberto? Cioè, shotgun sul petto della bocca. Lui ti guarda, cioè sbavando, questa saliva schifosa inizia a colare su tutta la canna del fucile, inizia a colarti sulle mani. Alla prossima azione puoi sparare. Ok. Non tocchi prima lui. Oh no. Ma io volevo sparargli. Due azioni solo, tesoro mio, hai già lanciato la bomba fumogena. Allora, io sparo sparo alla pantera. Non è mirato la testa, no? Giusto? No. Volevo anche solo semplicemente distrarla da dove stanno andando Farad e Jeff. Tu la colpisci e a parte che uno dei tuoi colpi la prende esattamente dove ha queste protuberanze... Quindi c'è, esplodendo, senti un grido soffocato, non sono più questi lamenti, questi suoni quasi felini. Un altro colpo la colpisce in pieno, vicino quasi al ginocchio, e vedi quasi una piccola scarica elettrica, capisci? Le sue gambe sono cibernetiche. Il terzo lo prendi in basso, quasi all'altezza, vicino all'ombelico, e si mette subito la mano, vedi che si tocca, ha del sangue, l'hai ferita abbastanza. Farad. Eccoci. Che cosa fai? No, seguo Jeff, mi ha detto di fidarmi di lui e ho intenzione di farlo. Perfetto, tu inizi a correre come un pazzo, non serve che fai nessun tipo di prova perché Hio è totalmente presa dalla rabbia e dall'odio verso Isaac. Hio, la donna pantera, Isaac, che con un salto felino ti salta addosso. Senti che alla fine
pensavi ti facesse molto più danno. Hai questo sfregio, il colpo è velocissimo, vedi queste linee sottili che si aprono, comunque ti ha ferito abbastanza profondamente. Tu la guardi, fai questo sorriso. Ti rendi conto che non riesci più a tornare normale? Questo ghigno. E anche il corpo si sta bloccando. E vedi io, che si mette per terra, ti viene vicino e struscia il suo muso sulla tua coscia. Cazzo, l'ha leccando il sangue che ti sta uscendo dal petto. Tu sei bloccato. No, abbiamo un altro problema invece. O l'altro se mangia la pistola. Isaac. Perché un uomo elefante sta caricando dritto per dritto. Sta caricando dritto per dritto. E io non mi posso muovere. Vedi che con estrema velocità la donna pantera salta e lo schiva. Tu sei così. Oh cazzo. Tu sei rimasto bloccato, non hai capito nulla. Questo enorme pachiderma umano ti ha colpito. Non ti ha preso di forza e ti ha sbattuto contro gli alveari vicini, ma la sua proboscide si è messa contro di te, ti ha letteralmente attorcigliato intorno al tuo petto e ti ha scaraventato per terra e ti ha rialzato. Tu sei bloccato, non più sotto l'effetto bloccato della donna pantera, ma sei anche immobilizzato dalla proboscide. Sei arrotolato dalla proboscide e lui ti sta usando come se fosse un suo scudo. Molto bene, non riesco a muovere, non ho modo di muovere le braccia, immagino. Esatto, tu adesso sei bloccato, quindi dovrai fare il tiro sia per uscire dal bloccato, sia per uscire dalla paralisi, sia per uscire dalla proboscide del tipo. In quello, il cinghiale. Il cinghiale ti guarda, Evi. Facciamo lui, tu, tiri il colpo. Vedi che lui in un secondo riesce a chiudere il colpo. Partendo va a bloccare perché è stato bloccato, quindi esplode. Tu fai un salto indietro fortissimo perché è rinculo, anche lui va indietro e vai a sbattere contro l'alveare di tuo fratello. No! Senti un rumore metallico, il cinghiale che lo sputa per terra. Adesso giochiamo. Adesso giochiamo un po'. Jeff. Perfetto, allora guardo Farad e gli dico: ascolta Farad, ormai per Isaac non c'è più niente da fare, quindi concentriamoci sui nemici. Sta per massacrare Abby. Allora gli lancio una granata, ovviamente non dove... disattiva, cioè nel senso non sta per esplodere. Dove lanci la granata, scusa? No, la passo così, posso lanciarla passandola amichevolmente a chi? A Farad, che mi sa dire? Vabbè, se c'è Farad con una granata in mano sono proprio tranquillo adesso. Finalmente! Esatto. Accendi il visore. Con l'altra mano invece tolgo la chiusura della penultima fumogena che dovrei avere, la lascio lì all'uscita in modo tale che copra per bene tutta l'area adiacente all'uscita. Quindi, perfetto. In modo da garantire a Farad un ingresso alle spalle. Devi approfittare della copertura visiva del fumo per posizionarmi sì a 6 metri di distanza dallo stronzo, ma allo stesso tempo in qualche modo anche nascosto. Allora, tu con 7 più 7 vedi che inizi, non puoi fare altre azioni adesso per creare il tipo, inizi a entrare nel sistema del questo enorme di scisto ciccionazzo cinghialoso che ti trovi davanti. Sta Cassandra. Allora le faccio di nuovo mirare verso la gamba, questa volta però e si avvicina. Cassandra gli spara le gambe e le ferite adesso inizia a sentirle, sentite anche il crack della rotola, lui si abbassa e mentre è abbassato si dà un colpo fortissimo sulla spalla, esattamente come aveva fatto l'altro, e inizia a pompare questo liquido dentro di lui. Vedi che immediatamente si rialza, il sangue esce copiosissimo, esce quasi a schizzi dal ginocchio, però la sua massa muscolare inizia ad aumentare come se non sentisse il dolore. E sta a TB. L'oculo ha sgambettato fino a tra le sue gambe, mirando con una Gatling a 8 canne nel suo sottopalla. Io mi rifiuto di tirare per questa cosa qua. Ma mirando, cioè creando una traiettoria tra il suo sottopalla e la sua testa.
In modo che quale testa? In modo che sei proiettili entrano, attraversano tutto il busto, l'addome, il cranio e il collo. Ma vedete? È morto. Questo enorme creatura gigante che si abbassa, sta tenendo l'interiora, cioè è aperto. Come la cassa torace aperta. Cioè, tipo one man one jar. Sta vomitando sopra l'oculo, che l'oculo è lì sotto. No! Che fa... Padrone, mi fa un po' schifo. La roba sta Gatling, aspetta, roba disgustosa. Poi la Gatling, essendo bollente, cadendo il sangue e pezzi di carne, ci fumano. Esatto. È disgustoso. Io ho una domanda. Cos'è che sta vomitando se il suo intestino è sparso giù per il pavimento? I coglioni. Ah, gustoso, mi piace. E Ivy sta a te. E lui è piegato, no? Cioè, sì, comunque... si è piegato per te, è inginocchiato, e ti guarda. Allora mi piacerebbe che tutto il suo corpo fosse per terra. Tutto, sì. Dalla testa. Quindi gli arriva un calcio. Sapevo. Se devo fare un piccolo saltino, io lo concedo. Però non vorrei neanche forzarmi così tanto. Voglio proprio fare... tutto per terra, tutto un po' un tappeto. E poi mi giro verso di loro, dopo aver visto questa scena, faccio... andiamo. Okay. Mi metto a camminare verso l'elefante. Io le tengo la mano e faccio: attenta che si scivola. Per via di tutte le il sangue e le budella ovunque. Isaac, Cassandra ti guarda. Grande. Finalmente si rende conto che sei nella merda più totale. E inizia a correre verso di te. E tocca a te, Isaac. Che cosa fai? Quindi io provo, visto che tendenzialmente se mi blocca mi sta tenendo dove ci sono le mani, dove c'è il dito. Sì, esatto. Io in qualunque modo entro con il con lo slice and dice nella proboscide. Sì. Per quantomeno fargli del male, e se riesco a muovermi bene provo direttamente a recidere la proboscide. Tu gli fai questo gesto veloce e la proboscide cade, vedi il tipo che inizia a muoversi, la proboscide è palesemente una protuberanza cibernetica e vedi che c'è questo olio che sta girando ovunque, è la donna pantera che si sposta per evitare queste gocce che arrivano. Perfetto, e in quello è Andrew Farrell, per quanto i suoi mietitori vengono maciullati, si sta esaltando. Farad, cosa succede? Fammi un tiro di cyberpsicosi, per favore. Figurati, quando mai? Che magia. Ma la cyberpsicosi è dovuta al cappello di Gianni, in effetti. Hai un flashback. Un flashback enorme. Che vedi proprio te che consegni uno dei due chip. Oh. A Andrew Farrell. Perfetto. Dopodiché torni in te e vedi che c'è Andrew Farrell che ti fissa, saltando, guardandoti, indicandoti, esaltatissimo. Beh, soddisfiamo il desiderio di questo signore. Cosa mi distanzia da lui? Come posso raggiungerlo? Ricordati che tu non sei nel suo raggio visivo. Tu puoi correre nella scala chiocciola. Ci ho detto facile io. Ma che scherzi, voglio trasformarlo in una bellissima opera d'arte. Raggiungiamo il signore dunque, gambe in spalla. Allora tu inizi a correre, con un movimento arrivi fino sotto la base del cuore, con l'altro movimento inizi a salire e la tua azione finisce con te che stai salendo con il dottor Farrell che è lì che ti sta guardando come se ti stesse aspettando, emozionato, con la bocca aperta. Zoo non ha preso bene... il fatto che tu gli abbia tranciato la sua meravigliosa zanna, la sua migliore, scusami, proboscide. Vedi che con entrambe le mani si preme tutte le capsule che ha. Immediatamente il suo corpo esplode, un rumore metallico. Vedi proprio che si ingrandisce in una maniera incredibile. Bene, molto male. Molto male, perché se ti becca ti spacca la faccia. E iniziano a colpirti, senti le tue ossa scricchiolare, probabilmente una scapola o una spalla si è rotta. E in quello, mentre stai per risalire, la donna pantera si butta contro Cassandra. Cassandra è talmente preoccupata per quello che sta succedendo comunque al suo Isaac, che quando la donna pantera gli arriva addosso, lei letteralmente gli mette una mano in faccia, la spinge via e si butta contro Isaac. Parto a manetta lasciando le armi in mano.
tutte praticamente ormai le armi che mi sono rimaste a Gonzefin. Gli faccio cenno di andare dall'altra parte, in modo tale da attirare anche l'attenzione da un'altra parte, e hackero l'elefante di merda. Tu lo riesci ad hackerare nell'esatto momento in cui lo hackeri? Ti rendi conto che forse hai fatto una stronzata, perché il tipo è strafatto di dorf. Tu senti una scarica di adrenalina, letteralmente c'è gli occhi, senti come gli occhi che stessero uscendo dal visore, ti senti fortissimo e l'unica cosa che vuoi è spaccare qualsiasi cosa. Inizi a cercare quasi di staccarti gli occhi, ma hai il visore, quindi non capisci, inizi a prenderti a cazzotti fortissimo in faccia. Faccio un occhio nero. Fai un occhio nero, cioè tirandoti cazzotti. Voi vedete? È un coglione. Jeff, che sta letteralmente sbavando, e anche lui è molto animalesco, che si sta dando sti cazzotti in faccia, non riuscite a capire. DB, state. Beh, c'è sta gatta che c'è rotolata davanti. L'oculo, tipo, manco ha avuto il tempo di finire di crivellare uno, si gira, ne vede un'altra, vai! La gatta ti vede? Ha già visto la fine che ha fatto il suo amico Otto Cinghialotto e si sposta con discreta agilità. È abbastanza ferita, infatti lascia un po' di sangue, non è agile come prima, però riesce a evitare il colpo di l'oculo. Ivy, si trova molto vicino a te, che cosa fai? Vorrei sia lanciare il mio gonzino addosso a lei, sì, e dirgli tipo dai un calcio, sia spararle con la pistola silenziata. Non mi avvicino. Vedi che essendo lei poco agile, un colpo le perfora il seno sinistro, esattamente sopra dove ha la ferita. Vedi anche qua come se anche il seno fosse cibernetico, vedi come la ferita che aveva prima la gamba, vedi qualche come piccolo cortocircuito. Però andando lì dietro gli ferisci molto profondamente uno dei polmoni. Infatti vedi che uno sbuffo di sangue gli esce dalla bocca, lei si accascia, è molto molto ferita. Ok. Il mio gonzino ha fatto qualcosa? Devo tirare. Vediamo. Per lui? Il piccolo gonzino va vicino, in realtà il gonzino fa un salto della madonna, salta tipo 1,5 metri, perché è mini razzetti anche lei, gli tira un calcio in faccia, che la testa proprio della donna pantera di Chiossi gira. Buongiorno. Prendo il fucile e sparo direttamente, sparo all'elefante. Tu gli fai un buco incredibile nel petto, esattamente dietro vedi Jeff. No. Totalmente ricoperto di sangue. Ah, vedi. Che si sta riprendendo dal dorf e non sta capendo assolutamente nulla. Ed è tipo... Vecchio fattone! Come? La donna gatto, capite che è un essere ibrido comunque tra una donna e questo felino. L'istinto di sopravvivenza inizia a prevalere su di lei e inizia, cerca di scappare. Perfetto, allora ultima azione, concludo penso il combat, hackero sta stronza. Ok. Tu entrando semplicemente la mandi in shutdown, e avendo più parti da innesto piuttosto che da essere umano, letteralmente come se la spegnessi, viene una specie di stasi e rimane immobile al suolo. Oh mio Dio! Una specie di cosa macabra. Cioè... Oh mio Dio! Mi tolgo tutta la merda perché mi rendo conto che ho adesso tutte le viscere dell'elefante. Ragazzi, pensateci voi, io ho bloccato la donna gatto, ho bloccato... E vado a vomitare nel buco e nel petto dell'elefante. Così faccio una bella... Per non sporcare per terra, sì. Dai, ci sta. E sta Farad. Si trova a pochi metri di distanza da Andrew Farrell. Ok, okay. Poi giocattoli, animaletti da compagnia, quel cazzo che sono da... Mi affaccio, vedo lo scempio. Sì, vedi una cosa. Ok, perfetto. Disgustosa. Okay. Che ne siamo tipo tada! Sono stati appena frullati, quindi o mi dai quello che è mio, oppure ti giuro che ti frullo come loro. Cosa vogliamo fare, campione? Stuart! Ma quanto mi sei mancato, Stuart! Non... addosso, ti abbraccio. Oh mio Dio, Ti tiro un gancio in faccia prima che mi tocchi. Proprio secco. Pam! Picchiami! E non mi chiamare Stuart! Ma io non sono Stuart! Ma come non sei Stuart?
li abbiamo fatti assieme. I nostri mietitori li abbiamo fatti assieme, Stuart. Come no, non sei, no, Stuart? No, 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 sì, mio sì, caro. Sì, sì. Io sì, quella sì, merda sì, sicuramente non ci ho messo male. Mano. Ma Stuart, guarda, guarda, vedi che? Tira fuori una foto. Guarda, guarda, siamo noi. E ci siete, tu e lui, con quello che dietro sono, come una produzione in serie di questi mietitori. Sei il maestro. Gli prendo la testa fra le mani in maniera molto delicata, con un sorriso caldo, paterno. Ok, 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 ho capito dove sta il fraintendimento. Evidentemente io in passato non ero un artista, ero soltanto uno psicopatico. E ti ho insegnato la strada sbagliata, assolutamente. Ma ora, figlio mio, posso rendere te una magnifica opera d'arte. E pronto? Eh? Vuoi? Sì. Vuoi passare alla storia? Eh? Sì. Vuoi diventare la mia opera? Sì. Ottimo. A quel punto escono fuori dalle mie braccia le due falci, gliele impianto nella schiena e lo voglio aprire per far schizzare tutto quanto sul vetro della dom. E lui, ridendo, muore dissanguato in quella che è una macabra opera d'arte. E la cosa ancora più macabra è l'incredibile sorriso che c'è sulla faccia di Andrew Farrell. Sì, io dal piano di sopra, dopo aver fatto l'ideogramma di capolavoro sul volto del professore col suo stesso sangue, do i due chip e me li inserisco nel mio lettore USB, immagino, che ho nel cervello. Pum. Il device non riconosciuto si prega di togliere e reinserire. Tutti e due. Ho capito qual è il problema, sono sporchi di sangue, li pulisco e poi li rimetto. Pum. Appare un pop-up, non so come tu sia finito qui, ma... non so come tu sia arrivato su questo sito. Dannazione, era un gran coglione prima. Ragazzi, sono veramente euforico. Euforico, oh mio Dio. Parada. Tu ti metti dentro i due chip. I due chip vedi proprio come se caricassero. Nell'esatto momento in cui sono 70, 80, 90, 98, 99, 100, hai un'esplosione nella testa. Un'esplosione folle. Ti ritornano tutti i tuoi ricordi. Andrew Stuart, uno dei più grandi genetisti e cybernetici medici mai esistiti sulla faccia della Terra, amico di lunga data di Emmanuel Vajetin, che ti ha affidato lo sviluppo della Viet Inc. nello sviluppo tecnologico. Hai sempre cercato di trarre il massimo dai corpi umani, specialmente dalle persone malate, perché l'unico amore della tua vita, Rebecca, tua figlia, oh shit, è malata da tanto tempo, da troppo tempo. Hai un ricordo, sei tu inginocchiato che piangi davanti a una tomba. La tomba della piccola Rebecca, una bambina di all'incirca 10 anni, con i capelli a caschetto. E ne appena la vedi in questo ricordo, l'associ immediatamente a un altro ricordo, un corpo perfetto, un corpo di una bambina, con i capelli a caschetto ma viola. Dove vicino c'è sdraiato un corpo praticamente uguale, quello di tua figlia Rebecca, a cui cerchi di innestare l'anima, ma è un corpo morto, è un corpo che non funziona. Vicino a te c'è il tuo assistente, un dottore folle, totalmente folle, il dottor Andrew Farmer. La bambina si anima, ma è totalmente instabile, totalmente instabile. Ma è una risorsa troppo grande. Emmanuel Vieten ti vieta di vederla e decide di prenderla con sé.
dandole un nome. È la tua seconda opera, la tua bambina, quindi Kawaishi è il nome corretto da darle. Un terzo ricordo. Ormai la tua tossicodipendenza è folle, fai qualsiasi lavoro pur di non pensare, crei queste amenità, queste cose schifose, questi mietitori. Alla fine reietti però delle macchine quasi perfette, come assistenti della Byte Inc. E solo dopo una notte, quando ti viene portato questo corpo martoriato da questa ragazza, che riconosci subito essere Avi, presa dalla disperazione e dallo shock, capisci come inglobare l'anima dentro il corpo perfetto. Ma ormai tu sei vuoto. Il tuo desiderio è la morte. Che senso ha avere l'immortalità? Allora, a questo punto è meglio vivere una vita da reietto come hai deciso di essere. E l'unica persona che ti è stata vicino è stata Cassandra. Vedi te mentre fai il video. Vedi te mentre decidi consciamente rifiutare di rinnegare il dottor Stewart e di diventare Farad. Coi capelli fucsia, un po' per ricordare i capelli viola di quella che era tua figlia. Pazzo! Come per scontare la pena di quello che hai fatto, del dolore che hai creato alle persone. E totalmente senza regole, perché avendole seguite in passato non ti hanno dato quello che volevi. Quindi adesso chi sei? Sei il dottor Stewart che ha ripreso i tuoi ricordi e ha la coscienza di Farad? O sei Farad che non accetta il fatto che il dottor Stewart sia il suo passato? E sotto ci sono i tuoi amici. Non accetto né una strada né l'altra. Io sono Farad, io non sono più Stewart, ma non rinnego quello che è successo. Lo accetto, perché solo tramite il conflitto vi è evoluzione. Ma se si rinnega ciò che si era, non si può imparare un cazzo. Faccio tesoro di quello che ho scoperto, e adesso un nuovo obiettivo. Ho tentato di riportare indietro mia figlia, e ho fallito. Maledicendo la sua memoria e il suo corpo. Ora devo chiudere il cerchio. Eliminare Kawaishi. Dare il riposo eterno alla mia primogenita. Soprattutto eliminare Vaietin una volta per tutte. Dare che questo ciclo di dolore prosegua ulteriormente. Farad, scendi da lì! Mi avvicino ad Isaac e gli porgo uno dei dolcetti che avevo rubato. Sì. Cassandra mi dice che se volete recuperare delle anime o se volete far saltare tutto quanto, bisogna raggiungere il centro di controllo dove è Farad. Intanto c'è un tipo altoparlante, una roba del genere? Sì, c'è tutto quanto. I chumbas di merda sono desiderati al piano di comando. Ripeto, i chumbas di merda sono desiderati al piano di comando. E portate anche quella bella figa di Cassandra. Salve, ciao, cacca. Poi sentite... Io lo prendo a calci in culo. Beh, tu salti su in due salti e lo prendi a calci in culo. No. Cassandra cioè, scuote la testa e aiuta Isaac ad alzarsi. Due cerottini. Salite. E vedete che c'è all'interno di quello che è una specie di centro di comando con questi enormi schermi giganteschi. Farad, non so se sta smanettando o quello che sta facendo lì dentro. Sono già alla tastiera. Tu farò sai esattamente, cioè, dimmi che cosa vuoi fare perché lo sai fare, cioè lo conosci perfettamente questo sistema. Come andare a vedere le mail. Ok, voglio accedere tipo ai dati per capire cosa è stato fatto in mia assenza, tipo quante anime sono ospiti adesso nell'alveare? Adesso sono ospiti nell'alveare all'incirca 1700 anime. E di queste anime posso anche tipo capire
quante sfere sono state create e quante sono attive in allora, tutte, corpi? Allora, tutti i loculi, tutti, scusami, questi piccoli... come si chiama? Le cellette dell'alveare. Sposta, cioè. Esagoni. Esatto, questi esagoni hanno queste soul globe. Ah, ognuno di loro ha un soul globe. Ognuno di loro ne ha una sola, tutte quante. Tranne quello di Devon. Esattamente, esatto, tranne quello di Devon e un'altra. Ok, riesco a identificarne, cioè, chi è questa persona? L'altra? Mm-hmm. Vedi il nome. È Rebecca Stewart. Rebecca, ovviamente. In automatico, cliccando il sistema naturale, c'è una cartella che si chiama Stuart Farad. Ma cos'è? Apriamola e scopriamolo. Se tu l'apri tranquillamente, vedi che apri un documento, c'è solo un documento che si chiama J/J. Oh 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 oh. Abra. Doppio clic. Lo apri ed è il primo documento dove certifica il primo esperimento che fai per salvare la tua Rebecca, la creazione di un corpo. Non c'era ancora l'estrapolazione dell'animo, quindi hai voluto fare un qualcosa di azzardato che non ha funzionato. Hai voluto creare un'anima artificiale e metterla all'interno di questo corpo, un corpo perfetto, ma un'anima artificiale, un'anima che non sa neanche lei chi è, che resetta di tanto in tanto i ricordi, un corpo che può diventare maschio o femmina, un corpo che ha due entità all'interno di un corpo solo, che ha facilità di entrare in contatto con le altre macchine, un corpo che tu hai deciso di dare due nomi, quello di Jeff in formato maschile e quello di Josephine in formato femminile. Il primo esperimento, il corpo con le anime artificiali al suo interno. Crollando il documento c'è il secondo corpo di Rebecca Stewart. Un corpo a cui hai provato a scaricare i ricordi e l'anima da un cervello ormai deceduto. Però il dolore di aver perso una figlia era troppo grande. Quindi hai voluto provare lo stesso. Ed è successo quello che vi è stato detto prima da Cassandro, ovvero se scarichi i dati di un corpo che non ha più anima, viene mosso solo dal raziocinio e dalla rabbia, forse una bambina che è costretta a morire così giovane è mossa dalla rabbia ed è quella che muove Kawaishi. E poi c'è il terzo, il corpo perfetto, il corpo a cui non solo sei stato in grado di mettere dentro l'anima di Davon, il fratello di Avi, ma anche il corpo come da documento in cui si riesce più volte hai provato a ricaricare l'anima, tanto che conferma vuole che Immanuel Bayetin aveva in mano la sua anima l'altra volta e per riflesso condizionato questo corpo ti ha guardato e ha detto padre e ha posato gli occhi un attimo su Ivy, dopodiché sono stati creati in scala tutti queste celle, ma il corpo c'è solo quello di Davon, perché tutto ciò che sapevi è stato inserito in quei due chip, ecco perché non sono stati creati altri corpi nell'ultimo periodo. Capite immediatamente, anzi capisci, perché gli altri non lo sanno, qual è la grande attrazione che sarà il punto di riferimento della NeoLAC Cyber and Genetic Convention che inizierà tra poche ore. Al mondo intero e ai ricchi verrà concessa l'immortalità grazie alla creazione in scala di quello che tu hai creato per tua figlia, ma
che non ha avuto successo. Vedi i tuoi compagni che stanno arrivando in quello mentre smanetti. Red? Vedo pallido più che fucsia, che c'è? Io lascio attivi tutti gli schermi, con tutti... Anzi, se riesco tipo... Vabbè, no, sì, metto proprio a schermo intero tutti i dati che ho appena letto. Cioè, proprio voglio fare in modo che tutti quanti vengano a conoscenza di questi dati che mi hai appena dato. Capite anche voi esattamente quello che è successo, quello che ha fatto il dottor Stewart, ovvero Parad nel passato. Io vado davanti a dottor Stewart, lo guardo e gli dico... Ti ricordi tutto, no? Me lo concedi? Sì, diciamo che... Ho riacchiappato un bel po' di vecchie memorie, Evelyn. Eh? Concedimelo. Gli tiro un pugno davvero forte. Davvero forte. Cosa? Bam! Ma poi lo vado a recuperare dove l'ho tirato. Io sento solo un... Tonk. Assolutamente tipo sì. Campanile dal piano proprio. Di sotto c'è TB che fa... Stasera viene a piovere. A posto, Farad. Si gioca a carte scoperte, quindi... Realmente ti ricordi? Quindi sai chi sono? Sì, so chi sei te. Ah! So chi ero io, so chi è mio figlio, so chi sono tutti, più o meno. In verità... Easy Boy, noi ci siamo conosciuti da Farad, quindi non so chi cazzo fossi prima. Una grande rockstar. Guarda, non credo. Però, però così, dai, ma questo perché non capisci niente di musica, l'abbiamo già affrontato. Ma non è del tuo scarso gusto musicale che stiamo parlando adesso. Indicando lo scienziato. No, no, hai ragione, io sono un artista più figurativo che uditivo. Comunque, la situazione è questa. Quel grandissimo figlio di puttana di Vajetin, e senza nessuna offesa per tua nonna, scommetto che era una santa, Cassandra, però concedimi che tuo padre è un grandissimo pezzo di merda. Ecco, dicevo, quel pezzo di merda di Immanuel Vajetin ha intenzione di sfruttare tutto quello che io ho creato e per cui in verità ho sbroccato malissimo diventando questo, nel tentativo di arricchirsi e non solo, di fare la cosa più spregevole del mondo, ovvero permettere all'essere umano di comprarsi la vita eterna, neanche meritarsela, che già meritarsi la vita eterna trovo che sia una questione filosoficamente molto, molto discutibile, ma addirittura comprarsela, ecco, questo se permettete mi fa letteralmente girare i coglioni, peggio dell'uomo cinghiale che sta là per terra, i cui coglioni probabilmente stanno girando lungo tutto questo cazzo di edificio. Detto ciò, io propongo di fare un ultimo grandioso spettacolo, signori miei. Abbiamo poche ore prima che la Neolax Cyber and Genetics inizi. Abbiamo poche ore per alzare la cornetta e chiamare tutti, tutti, e questa volta non 20 sfigati, no, questa volta tutti i nostri amici, tirare su un cazzo di esercito di reietti e fare vedere questi borghesotti di merda che Night City non può essere salvata, ma che il marciume se li mangerà vivi, uno dopo l'altro.